Ciao a tutti e bentornati su Cat & Made. Oggi andiamo a realizzare insieme questa borsa cuore. Non posso dirvi che questo progetto è molto semplice perché è un po' elaborato per via degli aumenti, però comunque con un po' di pazienza riuscirete a realizzarlo molto semplicemente. Per questo progetto ho utilizzato tutti i materiali di Tre Sfere, di cui vi lascio il link nel box informazioni qui in basso. Nello specifico ho utilizzato del cotone numero 16, ma lavorato doppio. Poi ho utilizzato due anelli AD per agganciare la catena. Quindi questi sono i materiali che ho utilizzato e poi per lavorare il cotone ho utilizzato un uncinetto numero 1.75. Ho applicato anche una chiusura a calamita e l'ho foderata con del semplice feltro. Questo è tutto l'occorrente di cui abbiamo bisogno, quindi ci armiamo di tutto ed iniziamo subito con il nostro progetto. Bene, vado a lavorare il cotone numero 16 a doppio, quindi utilizzerò nello stesso momento due gomitoli. Quindi unisco i due fili insieme e dovrò creare innanzitutto un cerchio magico. Quindi avvolgo il filo in questo modo, attorno alle dita, incrocio il filo. Entro all'interno in questo modo, prendo il filo che è collegato ai gomitoli e blocco con una catenella in questo modo. A questo punto aggiungo due catenelle che mi sostituiscono la prima maglia alta. A queste 3 catenelle vado ad aggiungere 3 maglie alte che lavorerò all'interno di questo cerchio. E fatte queste 3 maglie alte, che compresa la catenella, le 3 catenelle fanno 4, vado a lavorare 2 catenelle. E poi, sempre all'interno di questo cerchio, vado a lavorare 4 maglie alte. Dovrò ripetere questo procedimento, quindi 2 catenelle e 4 maglie alte, per altre 2 volte, quindi dovrò ottenere 4 gruppi da 4 maglie alte e 4 angolini da 2 catenelle. Quindi si procede. Una volta terminati i nostri moduli, ovviamente avremo terminato con le 2 catenelle, andiamo a tirare questo filo e chiudiamo così il cerchio magico. Andiamo poi a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 iniziali. Quindi contiamo 1, 2 e 3, nella terza puntiamo l'uncinetto e lavoriamo una maglia bassissima in questo modo. A questo punto cosa facciamo? Lavoriamo sempre le 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta, dopodiché andiamo a lavorare una maglia alta per ogni maglia alta sottostante fino ad arrivare allo spazio di 2 catenelle. A
questo punto all'interno di questo spazio andiamo a lavorare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Procediamo poi normalmente lavorando una maglia alta in ognuna di queste 4 maglie alte sottostanti e nel momento in cui ci ritroviamo di nuovo lo spazio di 2 catenelle andiamo a ripetere questo procedimento, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte nello stesso spazio. Così faremo anche per gli ultimi 2 angolini, mentre ovviamente per le altre maglie lavoreremo semplicemente una sola maglia alta. Terminato anche questo giro, non faremo altro che chiuderlo sempre con una maglia bassissima nella terza catenella. In questo modo. E da questo momento in poi non dovremo far altro che procedere nello stesso modo, ovvero lavorare una maglia alta in ogni maglia sottostante. Quando ci ritroviamo nello spazio di 2 catenelle, lavorare 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. E questo procedimento lo andremo a ripetere fino a raggiungere il numero di giri che troverete indicato qui sullo schermo insieme alla misura in centimetri nel caso state utilizzando un filato diverso, perché comunque potete realizzare questo progetto anche con un filato diverso, che sia cordino, fettuccia o quello che volete. Quindi io vi lascerò principalmente la misura in centimetri, così potete regolarvi meglio, ma anche il numero di giri nel caso volete provare a lavorare questo progetto con il mio stesso filato, ovvero il filo di Scozia numero 16. Quindi raggiungiamo le misure e poi vediamo come procedere. Bene, una volta creata, diciamo, la parte centrale del nostro cuore, dobbiamo andare a tagliare il filo perché mi aggancerò sulla parte dove dovrò creare il ventaglio con un nuovo filo, certo lo stesso, però mi devo riagganciare. Ho messo dei marcapunti che mi segnano il punto centrale di entrambi questi lati, che saranno quindi dove andranno posizionati i ventagli. E calcolando che su ogni lato ho 36 punti, ho messo più o meno il marcapunti sul 18°-19° punto, comunque sulla parte centrale. Quindi vado a tagliare il filo e ci agganciamo. Quindi con il nuovo filo vado ad agganciarmi 4 punti indietro rispetto al marcapunti, quindi esattamente 1, 2, 3, 4. Mi aggancio.
prendendo il filo e lavorando una catenella in questo modo. A questo punto rimuovo il marcapunti e devo andare a lavorare all'interno di questa maglia 9 maglie altissime, quindi carichiamo il filo due volte sull'uncinetto e lavoriamo le maglie chiudendole a 2 a 2. La chiudiamo in 3 volte e ripetiamo questo procedimento per altre 8 volte. Lavorato questo procedimento, andiamo a contare 4 punti, quindi 1, 2, 3, 4. Nel quinto andiamo a lavorare una maglia bassissima. E dopo aver fatto questa maglia bassissima, ne vado a fare altre 3. Quindi mi sposto, 2, 3 e 4. In questo modo faccio una catenella, volto il lavoro e cosa devo fare? Devo andare a lavorare per ogni maglia altissima che mi ritrovo sottostante 2 maglie altissime, quindi devo andare a raddoppiare i punti. Quindi carico il filo due volte sull'uncinetto, punto l'uncinetto nella prima maglia e vado a lavorare 2 maglie altissime. Mi sposto nella maglia successiva e ripeto lo stesso procedimento, così per ciascuna maglia sottostante. Bene, una volta lavorate le 18 maglie altissime, cosa andiamo a fare? Dobbiamo chiudere sempre con una maglia bassissima, quindi calcoliamo sempre i 4 punti, calcolando anche questo punto di inizio dove ci siamo agganciate proprio nel primo giro del ventaglietto. Quindi calcoliamo 1, 2, 3, 4 e nel quinto andiamo a chiudere con maglia bassissima. In questo modo, dopodiché lavoriamo sempre le altre 3 maglie bassissime. In questo modo facciamo una catenella e andiamo a ripetere lo stesso procedimento. Quindi dobbiamo sempre andare a raddoppiare il nostro ventaglio, lavorando 2 maglie altissime in ogni maglia altissima sottostante. Abbiamo terminato anche un altro giro, ripetiamo lo stesso procedimento chiudendo nella quarta maglia con una maglia bassissima.
poi procedo lavorando le tre maglie bassissime. Volto il lavoro e vado a lavorare due maglie altissime in ogni punto sottostante, quindi praticamente non cambia niente. Dobbiamo comunque andare a riempire tutte le maglie che abbiamo su questo lato. Terminato anche questo giro, questo sarà il risultato. Sembrerà di aver fatto troppi aumenti, in effetti è così, ma questo passaggio ci permetterà di non dover fare altri aumenti poi nel giro di rifinitura, ma anche nel prossimo giro. Quindi da questo momento in poi non andremo a fare più aumenti, anche nel giro di rifinitura, quando saremo su questa parte andremo a lavorare le maglie come si presentano e pian piano il lavoro si stenderà da solo. Quindi a questo punto cosa facciamo? Procediamo sempre nello stesso modo, nel prossimo giro però andiamo a lavorare delle maglie alte e non altissime. Quindi calcoliamo sempre da questo primo punto, 1, 2, 3 e 4, andiamo nel quinto, puntiamo l'uncinetto e lavoriamo una maglia bassissima, dopodiché ci spostiamo fino ad arrivare all'angolino. Quindi facciamo le nostre maglie bassissime. In questo modo facciamo una catenella e voltiamo il lavoro. E andiamo a lavorare una sola maglia alta in ogni punto sottostante. Terminato il giro lo andiamo semplicemente a chiudere con una maglia bassissima in questa catenella. Facciamo una catenella di sicurezza e possiamo tagliare il filo. Andremo a ripetere lo stesso procedimento anche dall'altro lato. Si creeranno comunque questi tanti aumenti che poi comunque andremo a smaltire nel giro di rifinitura. Quindi esattamente quando andremo a lavorare tutto il giro di rifinitura intorno, non andremo a fare gli aumenti in queste parti e quindi il lavoro, come vi ho già detto, si distenderà. Quindi ripetiamo lo stesso procedimento anche da questo lato, identico, e poi vediamo come procedere. Terminato il lavoro, questo sarà il risultato. Avremo comunque questo sfarfallio sulle parti arrotondate, ma ora le andremo a smaltire lavorando i giri di rifinitura. Quindi non andremo a fare ulteriori aumenti, ma ci serviremo di quelli fatti in precedenza. Quindi, molto semplicemente, io mi ritrovo al centro del mio cuore, quindi vado a fare una catenella. Ovviamente dopo aver lavorato questa parte non ho tagliato il filo, ho chiuso direttamente con una maglia bassissima e procedo così, tanto comunque il giro è completo e potremo andare a lavorare il giro di rifinitura sia a maglia alta sia a mezza maglia alta o maglia bassa. Io lo farò a mezza maglia alta. Quindi carico il filo, punto l'uncinetto nel primo punto e lavoro una mezza maglia alta, e così per ogni punto che mi ritrovo sottostante.
Ovviamente alla punta del nostro cuore, quindi nella parte bassa, dobbiamo andare a fare il solito aumento formato da, in questo caso, una mezza maglia alta, 2 catenelle ed una mezza maglia alta. E poi si procede tranquillamente lavorando una mezza maglia alta in ogni punto sottostante e questo procedimento ovviamente andrà ripetuto ad ogni giro, cosa che faremo anche per tutte le mezze maglie alte. Quindi questo giro lo andremo a ripetere per il totale di giri che vi lascerò indicati qui in alto sullo schermo. Quindi lavoriamo tutti i giri e poi vediamo come procedere. Ok, una volta finito il giro di rifinitura, questo sarà il risultato. Ho dimenticato di filmare la parte della chiusura, però comunque sappiamo che andiamo a tagliare il filo e si va poi a nascondere tra le maglie. Poi l'ho foderato con del feltro, molto semplicemente. Ho ritagliato una sagoma di feltro della stessa dimensione del pannello e poi l'ho cucito. Appunto nascosto e questo è appunto il risultato. Andiamo a ripetere lo stesso procedimento anche per l'altro pannello e poi possiamo passare alla procedura del giro borsa. Bene, una volta che avremo lavorato i 50 cm di giro borsa, che non saranno il giro borsa completo, ma solo una parte, ovvero all'incirca solo questa parte qui. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo semplicemente a rifinire tutto il bordo a maglia bassa. Quindi faccio una catenella e vado a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante. Per le maglie alte vado a fare 2 maglie basse all'interno proprio della maglia ed una alla base. Sono arrivata nell'angolo della parte bassa, ho finito il primo lato, io poi ho proseguito lavorando proprio intorno alla maglia alta, per questione di tempo è un po' più veloce, sì, si creano questi fori antiestetici, però comunque dopo si va a foderare e quindi si copre tutto. Come lavoriamo gli angoli? Vado a puntare l'uncinetto nella catenella d'angolo, lavoro una maglia bassa. Poi una catenella, una maglia bassa nello stesso punto e poi si procede a maglia bassa. Questo procedimento, come sempre, lo ripeteremo in ogni angolo, quindi l'aumento che facciamo negli angoli è il solito che facciamo per tutte le borse a pannello. Quindi si procede in questo modo, ovviamente poi andremo a tagliare il filo e nasconderlo tra le maglie. A questo punto taglio il filo e vado a chiudere con asola di chiusura per poi nascondere il filo in eccesso tra le maglie. A questo punto non abbiamo ancora finito perché andremo a fare un ulteriore giro, anzi riga di maglia bassa sia da questo lato che da quest'altro per agganciare l'anello a D che ci servirà poi per agganciare il moschettone della catena.
Quindi stesso filo, vado a fare il cappietto iniziale. E mi aggancio alla base della prima maglia bassa, quindi una sorta di punto canestro in questo modo, e vado a lavorare 3 maglie basse. Quindi una l'ho fatta, ne faccio un'altra e un'altra. A questo punto inizio ad agganciare il mio anello a D, quindi ci dovrò lavorare intorno. Ora farvelo vedere così in video è un po' difficile perché il filo è un po' sottile. Comunque entrate all'interno dell'anello e dovete puntare l'uncinetto anche nella maglia successiva. È una parola a farvelo vedere. Comunque così, questa è la maglia successiva, questo buchino che vedete è la maglia successiva. Entro, prendo il filo e lavoro una maglia bassa intorno all'anello, e questo lo farò fino a ricoprire questa parte. Diciamo che io ho lavorato le prime 3 maglie basse libere, lascerò le 3 maglie basse, le ultime 3 libere, quindi quelle che ho tra queste 3 e 3 vado a lavorarle all'interno dell'anello. Ed ecco qua che abbiamo agganciato il nostro anello. A questo punto io chiudo con una maglia bassissima, una catenella di sicurezza, taglio il filo e lo vado a nascondere. Faremo lo stesso anche dall'altro lato. Bene, una volta che avremo irrigidito i vari pannelli, io ho già assemblato il primo pannello con il giro borsa, l'altro lo andremo a fare insieme, cioè vi mostrerò come più o meno metterlo, cioè vi mostrerò i passaggi base. Quindi siccome io qui già mi ero prefissata i punti di aggancio, cosa vado a fare? Vado a sovrapporre il mio pannello, il mio secondo pannello a forma di cuore, e vado a fissare dei marcapunti indicativi esattamente dove inizia e finisce il giro borsa. E lo vado quindi a fissare anche nell'angolo del giro borsa. In modo da tenerlo fermo. Mi metto un marcapunti anche sulla parte più bassa. In questo modo, e io mi sono fermata esattamente qui. Questo è il risultato una volta cucito il pannello. Quindi io qui ho terminato la cucitura, vado a tagliare il filo e poi lo vado successivamente a bloccare tra le maglie. Poi cosa faccio? Faccio il cappietto iniziale al nuovo filo e vado ad agganciarmi esattamente nel punto marcato, magari il punto prima. Prendo il filo, il cappietto, lo porto fuori e poi inizio.
rimuovo il marcapunti. Punto l'uncinetto nel punto che era precedentemente marcato e nel punto frontale, quindi quello che si trova proprio nell'angolo del giro borsa, e chiudo a maglia bassissima. Procedo, punto l'uncinetto nel punto successivo, cioè nei punti successivi, perché devo prendere sia quello sul cuore che quello sul giro borsa, e chiudo a maglia bassissima. Quindi andrò a cucire tutto il pannello a maglia bassissima. Se preferite, o se voi è più comodo, potete anche cucirlo direttamente con l'ago, non ci sono problemi. Una volta terminata la cucitura possiamo anche qui tagliare il filo e poi andarlo a nascondere all'interno. Bene, questo sarà il risultato una volta terminata la nostra borsa, pochette. Spero che questo progetto sia piaciuto anche a voi. È una cosa diversa dal solito. Fatemi comunque sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Vi ricordo che trovate il link per acquistare tutti i materiali nel box informazioni in basso al video. Non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. A questo punto io vi ringrazio per aver seguito anche questo video. Vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!